Questo programma è offerto da... Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige. Solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Trovati su Extra Time, aria di crisi in casa Alicata che alla quinta giornata di campionato al Dino Liotta ieri non è riuscita a trovare la prima vittoria stagionale. È stato infatti il comprensorio Montalto a vincere al Dino Liotta con una rete firmata da Occhiuzzi, Alicata che ha cercato di pareggiare i conti, di andare in rete anche grazie al nuovo tesserato Saani, ma appunto il risultato finale è stato quello di 0-1 al Dino Liotta in favore del comprensorio Montalto, che quindi riesce a portare a casa i tre punti. Ma andiamo a vedere tutti i risultati della quinta giornata del girone I di Serie D. Tra tutti appunto ACR Messina, Città di Messina, la stracittadina viene appunto vinta dai primi per 2-1, Cavese comprensorio Normanno 1-1. Cosenza Ribera 2-1, Gelbison Vibonese 2-0, Alicata comprensorio Montalto, l'abbiamo detto appunto, con i calabresi che vincono per 1-0, Nissa Noto 0-1, Ragusa Agropoli 3-0, Sambiase Palazzolo 5-1, Savoia Acireale 4-1. Questa è la classifica che scaturisce dai precedenti risultati: Cosenza in testa da sola 13 punti, Messina Savoia 12 punti, Gelbison 11, segue il Sambiase con 10 insieme a Ragusa, Vibonese 8, Città di Messina 7, Agropoli, comprensorio Normanno, comprensorio Montalto 6 punti, Ribera 5 punti, Cavese 4 punti insieme al Noto, Nissa 3 punti, Alicata 2, Palazzolo Acireale ultime in classifiche con un solo punto. Molte delle siciliane, come appunto si vede dalla classifica, ancora ai piani bassi, infatti il Noto, la Nissa, Alicata insieme al Palazzolo e alla Cireale si trovano proprio nelle ultime posizioni di classifica. Ma andiamo a vedere quello che è stata la partita ieri al Dino Liotta tra Alicata e comprensorio Montalto. Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige. Solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Buon pomeriggio amici sportivi e ben ritrovati allo stadio Dino Liotta di Alicata per il quinto turno del campionato di Serie D Girone I. In campo due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, il Alicata e il Montalto Uffugo. Vi do subito la lettura delle formazioni con le due squadre che stazionano a metà campo, partendo dagli ospiti che schierano Ramunno, Tommaseo, Crispino, Okorogi, Paonessa, Ginobili, Occhiuzzi, Pistininzi, Iannelli, Salandria e Zangaro. Il Alicata di Peppe Balsamo invece risponde con Valenti, Ignazzitto, Paladino, Zaminga, Armenio sempre vivo, Vella, Grillo, Manfre, Vitale, Riccobono. Parte Riccobono, il pallone sul primo palo, la gira, vediamo Manfre, palla alta di poco. Montalto che gioca nello stretto, adesso pallone verso Occhiuzzi, supera due avversari, il tiro, Valenti, prodigioso in questo intervento. Verso Vitale, Pistininzi in anticipo, irregolare il suo intervento, tensione al filtrante, verso Iannelli la palla passa, l'intervento ancora di Valenti. Per Occhiuzzi prova l'imbucata precisa per Iannelli, attenzione, Montalto pericoloso, Iannelli la palla sul destro, le finte, il pallone verso Occhiuzzi, il vertice destro dell'area, il tiro e il gol del Montalto, tiro che piega le mani di Valenti che... c'era arrivato, ma nulla da fare, quindi Montalto che passa in vantaggio al 27° minuto. Vella
sulla sinistra, ancora può puntare verso la porta. Vella, Vella, attenzione al limite, Vella entra, si è, attenzione Zeming, il tiro e la parata a terra di Ramunno. Ad avere la meglio di Manfred, attenzione al Montalto, contropiede c'è Salante, attenzione palla verso Zangaro, Zangaro attenzione palla sul destro, pallone per Iannelli ma pericolosissimo il Montalto, mette il pallone a terra, non sa chi darla, serve Occhiuzzi che è in posizione regolare, attenzione il cross anticipo di Iannelli su Valenti, ancora Montalto pericoloso, Riccobono parte, svetta Gnazzitto, palla a Vella che prova il tiro e l'intervento salva risultato di Ramunno al 62esimo. Questa punizione che viene battuta, Occhiuzzi, il cross, attenzione il colpo di testa del nuovo entrato Poltero che ha sfiorato subito il gol. Riccobono è costretto ad accentrarsi, elude l'intervento di diversi avversari, adesso serve Vella, attenzione pallone per Sani, Sani attenzione, Sani il tiro, il palo! Però il fischietto in bocca e finisce invece qua. Il Montalto espugna il Dino Liotta, prima sconfitta interna stagionale per il Licata. Quindi come abbiamo visto una gara di certo non spettacolare, quella alla quale si è assistito ieri al Dino Liotta. Proprio per questo nel post partita, a fine gara, ci sono state le contestazioni dei tifosi della Curva Sud che appunto sono rimasti delusi per non aver assistito alla prima vittoria della squadra appunto licatese. Una situazione un po' critica in area licata, si dovrà adesso cercare veramente di puntare alla prima vittoria stagionale, soprattutto a partire dalla prossima gara in trasferta a Paternò. Una situazione delicata, anche abbastanza strana, che sinora è riuscito ad andare in rete al Dino Liotta una sola volta nella prima giornata di campionato contro il Noto, per il resto appunto pareggi e reti bianche contro il Ribera e ieri appunto la sconfitta contro il Comprensorio Montalto. Ma adesso andiamo a vedere le interviste del post partita, dove abbiamo sentito l'allenatore del Comprensorio Montalto Francesco Giugno, mentre invece in casa licata vige ancora il silenzio stampa. Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù a Licata. Beh, direi di sì, sempre portando grande rispetto all'avversario che si è battuto con grande determinazione e grande coraggio, ma credo che noi abbiamo avuto la possibilità di chiudere il match almeno 3-4 volte in modo clamoroso e non ci siamo riusciti. Tra l'altro anche in grande emergenza, alla fine abbiamo giocato addirittura negli ultimi 10 minuti con 10 uomini perché Zangaro stava lì giusto per onore di firma, con 6 under l'ultima mezz'ora, quindi avevamo tanti problemi già prima di venire. La squadra credo che abbia giocato una buona partita, abbia prodotto tante occasioni fuori casa, su un campo difficile come questo. Credo che effettivamente possiamo dire che è stata una vittoria meritata, confermando il rispetto per l'avversario che è di grandi tradizioni. Abbiamo cercato di valorizzare le nostre qualità che sono la forza dei nostri esterni d'attacco, che sono bravi, nonostante mancasse Sifonetti, che probabilmente è il vero valore aggiunto di questa squadra, però anche le altre due ali, Occhiuzzi e Zangaro, sono andati sempre molto bene, voglio dire. Poi abbiamo, credo, una buona difesa e quindi abbiamo aspettato bene l'avversario, siamo ripartiti tante volte cercando di andare ad attaccarli dove loro erano magari un poco più carenti, ecco. Sì, vabbè, noi al di là del presidente che è un entusiasta, parla di campionato di medio-alta classifica, ma come tutti i presidenti che sono entusiasti, lui lo può dire. Noi viviamo alla giornata, cerchiamo
di fare meglio che possiamo. Certamente siamo in grande credito con la fortuna. Domenica scorsa abbiamo sbagliato un calcio di rigore al 95esimo, potevano essere 3 punti. 2 domeniche fa con la Gelbison abbiamo pigliato il gol dell'1-1 al 95esimo, quindi tanto fortunati fino adesso non siamo stati, quindi magari qualche punticino in più sul campo ce l'eravamo pure meritati, però il calcio dà e toglie, questo lo sappiamo, bisogna essere sereni nei momenti di difficoltà, bisogna essere sereni anche nei momenti che qualcosa ti gira meglio, ecco. Positive quindi le dichiarazioni di mister Giugno, con un applauso e un elogio ai propri giocatori per come si sono comportati qui a Licata. Adesso andiamo a vedere tutti i gol della 5ª giornata di campionato del girone I di Serie D. Il prestige diventa oro. Servizi fotografici prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù a Licata. La CR Messina vendica la sconfitta di mercoledì in Coppa Italia e il San Filippo davanti le telecamere di Rai Sport si aggiudica il derby tutto peloritano per 2-1. ACR in vantaggio grazie ad una splendida azione di Barachì che dopo uno scambio stretto con Maiorano trafigge Taranto con un forte diagonale. Seconda rete che arriva al minuto 65esimo con Chiavaro che sfrutta un perfetto cross di Quintoni ed insacca con un preciso colpo di testa. Città di Messina che accorcia le distanze 5 minuti dopo con Saraniti che in mezza rovesciata batte Lago Marsini su suggerimento di Discione per il 2-1 finale. La Cireale del neotecnico Marra torna con le osse rotte da Torre Annunziata. In un girò ancora vuoto per una lunga squalifica, i Granata erano riusciti a passare in vantaggio con Tedesco servito alla perfezione da Macri. Alla mezz'ora il pareggio bianco scudato con Perretta che trafigge Pandolfo con un preciso sinistro. Vantaggio Savoia con Incoronato che poco prima della chiusura della prima frazione di gioco trafigge Pandolfo ancora una volta costretto a recuperare la palla in fondo alla rete. Nel secondo tempo i campani dilagano con Guarro direttamente su calcio di rigore. Pallonetto a pochi minuti dalla fine sigla il 4-1 finale battendo per la 4ª volta il malcapitato Pandolfo. Festival del gol a Lamezia Terme dove il Palazzolo subisce incredibilmente la goleada del San Biase dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0. Palazzolo passato addirittura in vantaggio con Impallari. Lio sul rigore ristabilisce la parità pochi minuti dopo. Calabresi che vanno sul 2-1 con Curcio, pochi istanti ed è Casciaro a mettere in rete la palla che vale il 3-1 per il San Biase. Ancora Casciaro realizza il 4º gol e la doppietta personale all'87esimo, doppietta personale anche per Curcio che in pieno recupero chiude i conti con il gol finale del 5-1. Solo un rigore al 90esimo piega Ribera sceso al San Vito di Cosenza con l'intento di ripetere la storica vittoria di domenica scorsa contro la CR Messina. Succede tutto nel secondo tempo con i Lupi che passano in vantaggio grazie a Fiore, lesto a ribadire in rete una respinta di Infantino sul tiro di Manolo Mosciaro. Reazione Crispina che non si fa attendere, così solo dopo 5 minuti arriva il pareggio ad opera di Palazzo con un perentorio colpo di testa su azione di angolo. Gol vittoria per i Silani siglato dal bomber Mosciaro che realizza un rigore precedentemente assegnato dall'arbitro per fallo in area riberese. Ancora un pareggio per il comprensorio normanno di Pippo Strano, prossimo avversario dell'Icata nella 6ª giornata di campionato. Siciliani che passano in vantaggio grazie a Savanarola direttamente su calcio di rigore. Il pareggio campano porta la firma dell'esperto De Rosa sempre su calcio di rigore.
Al Bruconeri di Favara, per indisponibilità del Marco Tomaselli di Caltanissetta, va in scena l'altro derby siculo della quinta giornata, ad affrontarsi la Nissa di Catanese e il Noto di Galfano. Sul finire della prima frazione di gioco arriva il gol di Leon Merito, che sancisce il primo successo stagionale degli uomini allenati da mister Angelo Galfano, a rischio esonero se le cose sarebbero andate diversamente nella giornata di ieri. Continua la striscia di successi del Ragusa di Anastasi, che all'Aldo Campo rifila tre sberle al malcapitato Agropoli. I Blei in vantaggio grazie al gioiello di Casa Arena. Raddoppio ad opera del sempre più bomber Panatteri. Tris finale di Foderaro per un Ragusa sempre più rivelazione in questo inizio campionato. Una giornata, quella di ieri, che ha visto dunque l'attuale predominio del Cosenza, che ha vinto sul Ribera per 2-1, seguito a ruota dall'ACR Messina, che nella stracittadina ha vinto contro il Città di Messina per 2-1, mentre altri due risultati clamorosi sono stati proprio quelli di Palazzolo e Acireale, che hanno perso entrambi in trasferta, la prima per 5-1 e l'Acireale per 4-1. Ma andiamo adesso a vedere quello che sarà il prossimo turno e quindi la sesta giornata di campionato, che vedrà appunto scontrarsi Agropoli Nissa, Città di Messina Cosenza, Comprensorio Montalto Messina, Comprensorio Normanno Licata, Gelbison Savoia, Noto Acireale, Palazzolo Cavese, Ribera Ragusa, Vibonese Sambiase. Passiamo adesso a parlare del torneo di promozione giunto alla quarta giornata, un torneo che ha visto sinora il predominio della Sant'Angelo Licata, che ieri però ha perso la sua prima gara stagionale contro il Santa Croce Camerina. Andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati della appunto quarta giornata. Aci San Filippo Sporting Battiati 4-0, Aquila Caltagirone Ellenica 1-0, Atletico Catania Real Ragusa 1-0, Augusta Masca Lucia 3-1, Enzo Grasso Scordia 1-4, Real Niscemi Rarinantes 1-1, San Pio X Scicli 4-2, Santa Croce Camerina Sant'Angelo Licata 1-0. Questa è la classifica: Atletico Catania in testa con 10 punti insieme allo Scordia, San Pio X 8 punti, Sporting Battiati, Sant'Angelo Licata, Auguste, Santa Croce Camerina 7 punti, Aquila Caltagirone 6 punti insieme ad Aci San Filippo, Real Ragusa 5, Enzo Grasso 4 insieme allo Scicli, Ellenica Rarinantes 3 punti, Real Niscemi 1, Masca Lucia 0. Ma andiamo adesso a vedere il servizio della gara relativa appunto alla partita giocata ieri tra Santa Croce Camerina e Sant'Angelo Licata. Il prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige, solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù a Licata. Termina alla quarta giornata l'imbattibilità del portiere Aronica della Sant'Angelo Licata, che deve cedere l'intera posta in palio al Santa Croce di Gaetano Lucenti, che si impone per 1-0 contro gli uomini di Angelo Vedda. Si ferma la striscia positiva della Sant'Angelo Licata, che fin qui aveva ottenuto 4 vittorie, un pareggio e 0 gol subiti, che gli avevano regalato il passaggio del turno in Coppa Italia e la vetta della classifica del campionato. Partita equilibrata e scarna di emozioni, con i gialloblu che tengono testa ai più quotati padroni di casa. Ragusani che trovano il gol vittoria al 56esimo minuto grazie ad una punizione battuta da Incardona, che trova la deviazione in rete di un difensore. Prossimo impegno per la Sant'Angelo domenica in casa contro i siracusani del Città di Augusta, appaiato in classifica a 7 punti. Sant'Angelo che dovrà fare a meno del capitano Massimo Cavaleri, espulso da Trischitta di Messina per eccesso di nervosismo.
Prima sconfitta stagionale dunque per la Sant'Angelo Licata, che cade in casa del Santa Croce Camerina. Quest'ultimo invece, grazie alla vittoria avuta ieri, va ad agguantare proprio i licatesi con 7 punti in classifica. Ma andiamo adesso a vedere quello che sarà il prossimo turno del torneo di promozione, che vedrà appunto gli incontri tra Mascalucia, Real Ragusa, Scordia, Santa Croce Camerina, Ellenica, Enzo Grasso, Rarina Antes, San Pio X, Real Niscemi, Atletico Catania, Sant'Angelo Licata, Augusta, Scicli, Aci San Filippo, Sing Battiati, Aquila, Caltagirone. Bene, tutto per questa puntata di Extra Time, l'appuntamento alla prossima settimana. Questo programma è offerto da Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige sono da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata.